poi io. La palabra. Oggi parliamo con i colleghi italiani. Fai prima il mister, prima il mister, come sempre. Vamos começar com os colegas italianos. Primeiro o mister e depois meu compagno, Tomasi Rocchi. Buonasera mister, due domande. La prima, la Lazio ha bisogno di una grande notte europea dopo qualche anno, insomma potrebbe essere anche questa l'occasione, che tipo di partita si aspetta con lo Sport di Lisbona? E la seconda, se c'è ancora qualche dubbio su Klose, se sarà della partita, se lo farà giocare oppure no. È chiaro che noi l'abbiamo detto già precedentemente che ci tenevamo molto a figurare in Europa. E vorremmo ben figurare. Abbiamo iniziato non benissimo, anche se abbiamo fatto una buona prestazione, mentre ora mi sembra che la squadra abbia sicuramente più tono, molta più convinzione, e solo così bisogna avere per venire qui e cercare di fare il risultato. Certo non è facilissimo perché lo Sporting sta facendo molto bene, ha vinto 2-0 Torino, sappiamo bene che l'impegno è particolarmente difficile, però abbiamo una buona squadra, abbiamo buone esperienze e da questo punto di vista vorremmo ben figurare in questa Europa League. Per quanto riguarda i problemi che abbiamo, sapete che questa sera abbiamo questa rifinitura, vedremo un po' come staranno tutti, siamo, come si può dire, non dico acciaccati, ma c'è qualche problemino. E questo è un discorso che risolveremo solo questa sera, finito l'allenamento, eventualmente anche domani, perché abbiamo altre 24 ore a disposizione per valutare attentamente, perché chi scenderà in campo dovrà essere al 100%. Due domande. La prima era, a Lazio sta precisa di una notte europea, quali sono le sue aspettative in questo gioco contro il Sporting? E la seconda? Ha studiato questo avversario, loro dicono dobbiamo segnare subito, no? Che un po' può essere anche la loro caratteristica, quindi è vero, chi comincia bene poi lì si vincerà la gara e insomma avrà fatto già molto. Sì, loro sono, almeno in questi ultimi incontri che hanno fatto, è una squadra che parte molto bene, velocemente, poi anche concretizza. Sappiamo bene che hanno una squadra molto forte da metà campo in avanti, perché davanti hanno Holzfinger, questo olandese, uno giovane molto bravo, e vede anche la porta, oltre che fare degli ottimi movimenti, poi c'è Kappel sulla parte sinistra e Carillo, che sono tre giocatori sicuramente che ti possono mettere in difficoltà. Oltre a questi hanno anche un buon centrocampo dove filtra bene e partecipano anche i centrocampisti in fase offensiva. Pertanto hanno il compito di arginare, diciamo così, queste iniziative che avranno soprattutto all'inizio di gara e poi cercare immediatamente di ribaltare l'azione, perché non possiamo rimanere in attesa del loro gioco. Noi abbiamo il nostro modo di giocare e vedremo di iniziare bene, soprattutto parando sicuramente i loro attacchi e ripartire immediatamente, perché abbiamo anche noi delle frecce nel nostro arco che possono metterli in difficoltà. De certeza que já estudou o Sporting, falou-se começar uma equipa que tenta marcar logo um golo logo no começo do jogo. Sabemos que quem começa bem, naturalmente depois acaba por estar melhor. Resposta, sim, claro que estudei. O Sporting joga muito em velocidade e consegue... Ogni settimana c'è l'esame, perché squadre competitive come sono la Lazio si deve sempre misurare ai massimi livelli, di conseguenza questa è una competizione di massimi livelli come il campionato italiano, la stessa maniera. Noi non abbiamo partite dove non ci deve essere la misura, noi abbiamo sempre, bisogna giocare sempre con la massima intensità e cercare di conseguire il massimo risultato possibile, questo deve essere il nostro obiettivo. E poi cosa avete chiesto? Hernández. A Di Hernández, ma niente, in crescita, ha fatto anche bene in queste gare.
È chiaro che io poi quando faccio qualche cambio, magari perché cambio dal punto di vista tattico, ma non perché il giocatore sta facendo male, è chiaro che in crescita sicuramente qualche difficoltà ci può essere in fase iniziale, pure al secondo delle gare. Questo penso che sia perfettamente normale, però mi sembra che stia crescendo. Anche domenica aveva fatto anche abbastanza bene per quanto riguarda il primo tempo, per quanto concerne l'aspetto tattico, rientrava e dava sicuramente una mano ai centrocampisti. E lui, cioè da tre quarti in avanti, è chiaro che si aspetta sempre il colpo, si aspetta sempre il colpo e si aspetta sempre il tiro, che è un po' nella sua caratteristica. Ecco, aspettiamo che trovi questa condizione, ma soprattutto che si sblocchi, magari trovando qualche buon tiro e anche concretizzando, magari trovando qualche gol, magari si può anche liberare da questa condizione psicologica che può dover essere in questo momento. Ma io credo molto nel giocatore, perché ha mezzi importanti, ha qualità importanti e con lui dovrebbe crescere anche insieme alla squadra, sicuramente. La prima domanda, la prima pergunta che Verascia, che ha la... Due domande a farmi. La prima, dopo la prima bella partita in campionato contro il Milan, la Lazio ha avuto dei alti e bassi nelle due competizioni. Vorrei sapere qual è la ragione di questi alti e bassi. La seconda domanda è che la Lazio dà priorità alla Europa League o al campionato? E nel campionato quali sono gli obiettivi? La zona Europa, Champions League o il scudetto direttamente? Ma noi abbiamo, per quanto riguarda la situazione iniziale, siamo appena all'inizio, il campionato deve ancora trovare la sua dimensione, perché non solo noi ma tante altre squadre che vanno per la maggiore qualche difficoltà ce l'hanno. È chiaro che in fase iniziale qualche problema c'è sempre, perché c'è un cambiamento dal punto di vista tattico, ci sono giocatori che devono entrare ancora in condizione. Abbiamo fatto una buona partita a Milano, ma non solo, abbiamo fatto una buona partita anche a Cesena, giocando un ottimo calcio, anche una buona intensità. Abbiamo qualche problema tra le mura amiche, a Roma forse, no? È rimasto anche con il Palermo domenica, anche se abbiamo disputato un buon secondo tempo. Io penso che la squadra stia crescendo perché tra l'altro abbiamo anche delle ambizioni, anche per rispondere a lei abbiamo delle ambizioni di arrivare possibilmente nelle prime zone della classifica, nelle prime 3-4 posizioni. Questo è il nostro obiettivo. Il presidente mi ha messo a disposizione un gruppo di giocatori, direi, all'altezza, un gruppo di giocatori che hanno qualità, ma non solo qualità, esperienza anche internazionale. E per questo la società ha operato in questo modo, anche perché per fare sì che questa competizione ci gratifichi dal punto di vista dei risultati. E anche per fare esperienza, perché di no? Perché poi tra l'altro la Lazio è già un po' di tempo che è abituata anche a frequentare, diciamo così, l'Europa League, e noi vorremmo andare più avanti possibile per arrivare magari a competere nelle finali, possibilmente. Questo è il nostro obiettivo. La Lazio non ha un solo obiettivo, non è l'Europa League ma anche il campionato, cercare di ben figurare il più possibile. Abbiamo una rosa adeguata, abbiamo degli ottimi giocatori, e è chiaro che in questo momento qui abbiamo bisogno di qualche risultato che diventa importante per noi, anche per trovare sicurezza delle nostre possibilità e per continuare un po' più serenamente il nostro cammino.